Ma siamo uomini, persone o titoli accademici? Buongiorno, buongiorno, buon caffè. Un'amica si sfoga raccontando le disavventure recenti nello scontro con il personale sanitario di diverse situazioni, tutte estremamente negative in quello che lei racconta. E qui scatta subito la difesa corporativa. Già, perché ci sono alcune professioni che non possono essere toccate, come se la categoria, l'appartenenza a queste specifiche competenze, a questi titoli di qualunque natura, accademiche, diciamo, per intendere una categoria intera, comprendesse soltanto supereroi, santi, martiri, persone perfette schiacciate da altri che hanno responsabilità nei loro confronti. Pazienti, parenti, governo, istituzioni, controlli, amministrazione. E così insegnanti, personale sanitario e giornalisti in modo particolare sono invece perfetti, tutti, dal primo all'ultimo. Ma a parte un'incredibile arroganza, una presunzione che stento a comprendere, qui c'è proprio la distruzione dell'umano. Non siamo tutti diversi, pur avendo una medesima appartenenza. Non dipende dalle nostre scelte, dalle nostre azioni quello che è. E quindi all'interno di queste categorie, come di tutte le altre categorie, se vogliamo mantenere questa suddivisione, ci sono persone eccellenti, santi, demoni, persone che non sono minimamente interessate a quello che fanno. Persone magari anche segnate da esperienze, da vite che si difendono così, ma ognuno che va preso e interpretato per quello che è. Queste generalizzazioni, queste difese corporative non fanno bene a nessuno. Alla fine uno va a fare i conti sulle percentuali di chi sta nella scatola dei santi e chi sta nella scatola dei delinquenti e i numeri che saltano fuori a volte sono preoccupanti. Ma perché proprio su alcune professioni ci accaniamo in questa accusa o difesa di categoria? Non sarà mica perché dietro queste professioni c'è una vocazione, un senso, un significato. E forse proprio il fatto che si stia perdendo questo senso, questa vocazione, per farle diventare dei luoghi dove fare denaro come tanti altri, finisce per devastarle? Buongiorno e buon caffè.